10 settembre 1898. L'imperatrice d'Austria viene colpita ed uccisa a Ginevra da un italiano. L'attentato mortale contro Elisabetta di Baviera, universalmente nota con il diminutivo di Sissi, venne ideato, preparato e messo in atto da Luigi Lucchini, vagabondo di simpatie anarchiche in cerca di un'occasione per vendicare i diseredati come lui, abbandonato in orfanotrofio perché figlio di una relazione clandestina. Sissi era giunta sulle rive del lago Lemano pochi giorni prima in incognito, ma quel fatidico 10 settembre una testata pubblicò la notizia che la contessa sbarcata all'hotel Beau Rivage altri non era che l'imperatrice d'Austria. Poiché non era riuscito col principe d'Orléans, anche lui di passaggio a Ginevra, Lucchini volle tentare con un'altra testa coronata e tragicamente riuscì. Attesa l'imperatrice nei pressi dell'imbarcadero, la pugnalò al petto con un coltello ben affilato. Elisabetta si accasciò a terra, si risollevò e riuscì a muovere qualche passo, poi perse i sensi, infine spirò. Il cordoglio della popolazione fu grande. Il 17 settembre le spoglie mortali dell'imperatrice tornarono a Vienna, dove si tennero le onoranze funebri secondo il solenne rito asburgico.